Partiamo, siamo online. Allora, Ciao a questa sera. tutti. Ciao a tutti. Abbiamo online Carmelo e c'è Stefano che è in giro per l'Italia in trasferta e allora facciamo così. Ciao Stan. Ciao Ste. Ciao. Stasera sarà di poche parole. Sarà di poche parole, però non ti contraddirrà. Secondo me non... Va bene. Allora, una cosa molto particolare questa sera, un video andiamo a Canuma e vediamo, vabbè, una piccola cava del famoso substrato e il trattamento delle azalee con qualcosa che può lasciare un attimino scioccato. Delle bellissime azalee, ma non vi trattengo oltre, direi partiamo a questo punto con questo video, che dici? Vai, vai, video. Allora, oggi un trasferimento un po' lunghino e quindi abbiamo avuto un po' di problemi con i treni che erano tutti pieni, ma siamo arrivati a Kanuma City. Qua abbiamo il nostro amico Aruarusan, Hiro Arusan. Vabbè, è un magazzino base e poi adesso ci stiamo dirigendo verso le serre per visitare il Garden di Azalei. Ok, ci vediamo dentro. Allora, vi faccio un breve filmato perché mi ha dato concessione, ma nella realtà non vorrebbero che i video e le foto girassero sui web. Quindi mi ha dato concessione in questa parte di far vedere un pochino, quindi questa azalea sarà 1,20 m, quindi mi ha dato un piccolo permesso, ecco, è stato gentile. Ovviamente ce n'è veramente tante, con le ormai 1400 varietà. Okay. È un vivaio veramente enorme e questa è solo una serra. Guardate qua, stanno già preparando le azalee, le stanno lavando, praticamente stanno lavando il pane radicale. Con il nostro gruppo super incuriosito, chi non ha mai visto fare questo lavoro. Allora, praticamente ci ha portato a vedere una delle tante cave, questa è piccolina, non è una cava molto grande. Adesso mi sposto e adesso qui sta spiegando dove c'è la Kadama e il primo strato, sotto c'è la Kanuma e laggiù si vede questa cava molto piccola, non è la più grande, ok? What's the origin? Volcanic? Yes, it is volcanic. Volcanic ash. È cenere vulcanica. Allora, qua potete vedere il primo strato che vedete di terra è terra universale. Lo strato sotto è lo strato di Akadama e se lo si vede bene qua col sole, vedete? Quello è lo strato di Akadama. E poi al di sotto, ancora di quello strato, inizia lo scavo per la Kanuma. E di là, dove vedete i tunnel, sono i tunnel da tutti quei tunnel che vedete in fondo là, sono i tunnel da asciugatura. Allora, faccio anche il video qua di casa sua. Subito era un po' restio, non voleva lasciarmi fare video perché è diventata un po' la moda di rubare le immagini, ed è quello che è successo anche a Umiya Village, che non lasciano più fare le foto perché rubano le immagini, se le vendono e vendono e poi le piante non loro sui social, quindi adesso sono tutti un po' così. Allora, volevo solo farvi vedere che questi globi che vedete qua, non voglio entrargli in casa perché mi sembra brutto, sono tutti globi di azalea, ok? Che roba,
avanti, non ha solo azalea, una piccola parte anche con dei pini. C'abbiamo anche un gatto qua in gabbia, non so se me lo vende, ma non so. Va bene, guardate questo pino bianco, è impressionante, è veramente grande. Ci avviciniamo, andiamo a vederlo un attimo di qui sotto. Guardate che roba. Adesso vediamo di passare da questo lato. E vedete che ha anche dei parecchi pini bianchi. Qua siamo già anche un po' più in alto come zona, quindi i pini bianchi stanno anche bene, un po' come quando siamo stati a casa di Kimura, è una zona più alta, quindi i pini stanno meglio. Questo comunque non scherza niente. Ok, pure questa una bella misura. Qua è la zona talè, ma non si può entrare, tutto sotto serra. E qua pino nero, un altro bel pino bianco. Poi ce ne abbiamo ancora uno bello anche questo, strano ma non male. Questo è veramente importante. E per ultimo volevo farvi vedere una azalea che l'anno scorso era alla Cocofu esposta. Quest'anno ce n'è una, ma non è ancora qui, è ancora là. Ok, con questo credo che chiudiamo la giornata di oggi con questa bella visita a Kanuma City. Ciao a tutti. Allora, bel reportage, tante cose, tanti spunti. Innanzitutto abbiamo visto da dove arrivano questi substrati, quindi Akadam e Kanuma, come sono fatte queste cave, da dove arrivano, ok, e abbiamo chiarito. Ma prima ancora abbiamo visto, un Giorgio addirittura correggersi oramai sui nomi giapponesi, che oramai lui è di casa, no? È come, che ne so, ecco. Che ne so, tu vai in villeggiatura in Riviera Ligure, c'è il Gianci, la Lella e tutti quanti. Sì. Lui va a casa, ormai va a casa dei maestri, capito? Va a casa e dice, sì. non entro, ma vi faccio vedere il giardino. Esatto. Ah, queste concessioni me le sono messo negli appunti, perché mentre passavo il video io mi sono messo degli appunti, perché, cioè, se andiamo a rivederli, io ho visto questi video, sono andato a rivedermi, e ogni volta, cioè, trovi dei piccoli particolari, dici, ma come? Cioè, Giorgio è riuscito per l'ennesima volta a entrare in un posto dove non si potevano fare video, avere questa concessione, sì. Addirittura andare a casa di questo tale che non ci ha fatto vedere i mobili. Ma... No. Vabbè, come spesso capita in Giappone, queste attività sono sempre attaccate all'abitazione, no? E quindi non è nascosta la casa, lì si vede. Però sì, poi diciamo che questa persona qui è una persona abbastanza alla mano, disponibile, e quindi insomma secondo me ha visto che c'era un gruppo di appassionati di bonsai e quindi non si è fatto troppi problemi a fargli fare i video. Però effettivamente il problema di cui ha parlato Giorgio è un problema abbastanza serio oggi, no? Capita spesso di vedere questi tentativi di truffa. Per il web. Eh sì, e poi sembrerebbero sia anche le stesse persone che cambiano nomi, tutto quanto, frequentano i gruppi, e quindi si vede che qualche cosa gli va anche bene, perché sai, uno entra, sì. Pensa di farla fare, in quanti pensano di farla fare comprando piante, cioè niente. Vabbè, a parte questo, vorrei sottolineare ancora la varietà delle cose viste fino ad ora, no? Cioè, proprio ogni giorno completamente diverso dall'altro. Diverso.
Ma specialmente in questo caso la varietà di azalee, 1400 varietà di azalee. Sì, l'azalea è un'essenza che è un po' a sé stante, no? Io dico sempre così, cioè è un'essenza appunto che ha 1400 varietà, che si differenziano tutte per foglie, per fiori, colori, dimensioni dei fiori, forme dei fiori. E quindi chi si appassiona poi all'azalea, tante volte in giardino vedi che ha tantissime varietà diverse, tantissimi esemplari, e il fatto di poter avere tante piante diverse ti porta, no, a riempirti se ti piacciono. Kanuma è un po' la patria dell'azalea, ok? Ci sono tantissime attività che riproducono azalee, chiaramente è un'essenza che viene sempre riprodotta da Talea. E questo vivaio che io ho visitato una volta è enorme. Giorgio l'ha detto più volte nel video, questa serra, ma è solo una serra, ce n'è tantissime. Le azalee vengono riprodotte da Talea, ci sono quindi le serre che ospitano le talee appena fatte, ci sono le serre che ospitano piante magari dai 5 ai 10 anni e via così. E poi ci sono altre zone dove invece le azalee vengono coltivate in terra e vengono create delle zone riempite, diciamo, di canuma, e le azalee in terra vengono comunque coltivate in canuma, capito? Allora, io ho visto un video, delle foto, anche un video bellissimo di questa zona, mi sembra proprio fosse azalee, che c'era, vedevi, verde con queste piantine che uscivano, il verde era dal muschio, perché praticamente c'erano sotto delle vasche del substrato di probabilmente canuma, e quando andavano a raccogliere fine coltivazione o spostamenti durante la coltivazione, tiravano su proprio, erano già zollate praticamente perché erano molto basse, prendevano e le spostavano così, erano proprio delle vasche a terra, non so se erano di cemento o che cosa, però Sì. E vedevi verde, che nel video spiegava che era moss, era schiuma. Sì, sì. Guarda, io ho visto qui lui utilizzava delle serre, no? Quindi la serra è lunga e stretta, diciamo, come forma. Quindi lui creava due corridoi rialzati, metteva due muretti e all'interno riempiva di canuma. Ed erano dei muretti alti, ma non più di 30 centimetri, riempiti di canuma, e quindi poi le azalee crescevano lì, cioè in piena terra, però tutto molto controllato, come giustamente dici tu. Quindi ti ritrovi dopo un tot di anni con un albero che si è sviluppato più velocemente, però hai sempre avuto un controllo dell'apparato radicale, sostanzialmente. Anche perché se ci pensi è molto facile, cioè tu le tiri su da lì, zolli, tiri via la parte in eccesso, la scrolli la parte e la sposti nel corridoio di fianco, che magari ci sono quelle dell'anno seguente. Fai questo movimento qua. Ed è anche velocissimo se ci pensi. Cioè io, ad esempio, mi vengono in mente alcuni coltivatori, amici, che hanno le piante a terra, però è un lavoro veramente di sacrificio. Lì, avendo queste vasche, a parte che la azalea è già una pianta particolare per le radici che fa, probabilmente è una cosa che lo rende anche forse più economico, perché comunque come manodopera, tirando via manodopera, chiaramente tiri via dei costi. Sì, sì, poi diciamo che l'esperienza insegna, no? E, questa attività non so da quante generazioni viene mandata avanti nella famiglia, e quindi da un punto di vista pratico sono molto ben attrezzati, e come dici tu, certe operazioni sono delle, per loro sono delle routine. Hai notato, c'era un pezzo del video che erano tutti lì intorno a guardare, mi è parso di vedere stavano lavando le radici. Allora sì, è il prossimo appunto, lavaggio delle radici col getto praticamente, ma non col getto dell'acqua, probabilmente già passando il getto nebulizzato l'acqua si scalda leggermente, quindi non è shock termico e ti permette di entrare anche con una forza tale che ti porta la radice a nudo.
Sì, sì, sì. Sì. Beh, pianta sulla testicciuli, zarè lo dovrebbe. facciamo, no? Sulla zarè lo facciamo. Normalmente io faccio i rinvasi dopo la fioritura, quindi in estate. Qui hai visto, stavano rinvasando. Io non so se erano piante tirate fuori dalla terra e sistemate in vaso, perché sembrava abbastanza grande quell'esemplare. Sì, assolutamente. Però è forte. Poi è bello, a testa in giù ti fa vedere anche che quando dietro c'è un'industria, cioè c'è anche, non lo so, a me fa ridere, anni fa avevo preso una rivista, un libricino dove facevano vedere come pulire le radici con i bastoncini. Beh, E ma lì pensi, dici, no. per arrivare a nudo? Per arrivare a nudo? Arrivare a nudo, e quella lì è una cosa che vendono per gli appassionati di bonsai, probabilmente per passare del tempo, ma in realtà quando c'è dietro un'industria, Sì. ho una Beh, quando. particolarità di quel video lì, che era girato in Italia. C'era un ragazzo che veniva da me ai tempi che i suoi genitori avevano vissuto un po' di tempo in Giappone, quindi sapeva qualche cosa in Giappone, e aveva detto sul bacchetti o in Cina, non mi ricordo, ha detto, ma vedi, c'è una scritta su quei bacchettini, c'è scritto buon appetito. Sì. Erano i bacchettini ricommercializzati in Italia con scritto buon appetito, per cui vabbè, per dire cosa c'è Vabbè, dietro ascolta, al bonsai commerciale in Italia. ma certo. Beh, diciamo che nella maggior parte delle cassette, degli attrezzi dei bonsai italiani ci sono sempre le bacchette dei cinesi, dei ristoranti. Sì. Sì. Quelle non mancano, però è ovvio che Quell'erano sono più le popolari perché bacchette che c'era usano sta per scritta. mangiare. Esatto, c'era sta scritta molto elegante che magari vai nel shop specializzato e ai tempi pagavi i soldi, ma c'era effettivamente scritto buon appetito. Era una cosa da. Adesso non mi ricordo se era Cina, perché sono passati tanti anni. No. C'era, no, Giappone e Ma vabbè. poi Dimmi. la zalea ha un apparato radicale così fine, no? Che andare a pulire fino in fondo, come dici te, a nudo con degli strumenti rigidi, cioè rischi veramente di rovinare, di tirar via troppa roba, di rompere tanta roba. E quindi Sì, è proprio il getto d'acqua è sicuramente lo strumento migliore, eh? comodo, comodo. Vabbè, Certo. niente. E poi Non mi viene c'era, hai mente sto visto? tipo qua quando, Anche. scusa, parentesi, sto tipo quando mi aveva tradotto anche il contenuto di un famoso concime giapponese e diciamo, cos'è che c'è con la scritta lì? C'è scritto che non è un cibo. Sì. Vabbè. Sai com'è nei libretti di istruzioni dei forni a microonde? C'è scritto che non bisogna mettere dentro i gatti perché. Evidentemente in passato c'è stata una causa che è stata persa dalla casa produttrice e quindi adesso lo scrivo. No, vabbè, poi hai visto che c'era anche la zona, diciamo, con le azalee non in coltivazione, ma a un livello estetico più avanzato. Giorgio ci ha fatto vedere anche una pianta che è stata l'anno scorso a Kokufu, perché il proprietario non è soltanto un coltivatore, ma è anche un vero bonsaista, cioè gli piacciono, è un maestro, quindi ha anche piante di una certa rilevanza e partecipa a Kokufu. Diceva che anche quest'anno aveva una pianta a Kokufu. Well, poi ho visto, ecco, che mi ha colpito, qua guardo nei miei appunti, a parte che c'è scritto gatto con punto di domanda nei miei appunti, che si rifà probabilmente al tuo discorso del microonde, il gatto in gabbia. No, speriamo di no. Era Aspettami, pronto no? da scaldare. Boh. Vabbè, Giorgio, con le sue immagini esclusive, i pentafilla che hanno, Eh pini bianchi, sì. belli, belli. Ma soprattutto ho notato questa cosa qua, che cos'è la naturalezza? Allora, piante fatte, costruite, chiaramente si vede dall'uomo e poi cresciute in modo naturale, con questi palchi che non sono precisi disegnati, sono abbastanza naturali. Quella è naturalezza, quello dà un senso di bello, ti viene voglia di accarezzarle tutto quanto. Sì. Sì, Quindi forse... E spesso quella è... noi
Spesso diciamo, vediamo, cioè, viene confuso, no? Il concetto di naturalezza con la poca attenzione estetica, no? Cosa che invece qui giustamente tu hai azzeccato, no? Cioè, la naturalezza arriva dopo, cioè io Bravo. la pianta la sistemo. Rami primari nelle posizioni giuste, palchi che si sviluppano con la ramificazione corretta, e poi dopo arriva questa naturalezza che rende veramente affascinante l'albero. Certo, gli dà molto vissuto, secondo me. Vero, sì, questa è una cosa che io dico sempre ai miei quando magari sai, vedi chi ti dice naturalezza, il palco che cade, dice quello un palco che sta male, cioè un palco cadente così non è naturale, è impoverito, è un cioè, qualcosa, non è quella la naturalezza secondo me nel bonsai, oppure i rami che si incrociano, uno che va a destra, non è quella. Abbiamo visto in questo Esatto, video la naturalezza. esatto. La naturalezza, diciamo, a livello bonsaistico, non è quella naturalezza di cui parlavi, ma vuol dire creare un albero che non sembra artificioso, ma dove in realtà ci sono tantissimi anni di lavoro e attenzione nella costruzione della ramificazione. E tra l'altro vedo d'accordo Stefano perché chi tace acconsente lui sta acconsentendo. Sì. Bene, è lì con la sua faccia burbera che ci Ciao, guarda. Qua sotto salutiamo. Ciao, guarda anche lui con Ste. sotto. Salutiamo Ste. Salutiamo Oggi è Ste. poco, non lo vedo così partecipe oggi, un po' No, spento. no, Un po' con la smorfia, la faccia un po' grossa. Vabbè, e così, niente. vabbè. L'ultima cosa, ecco, che mi ha che volevo dire su questo video qua è lo stupore quando Giorgio è entrato in quella serra e si è vista questa vastità di azalee in vaso, questa serra enorme con queste azalee in vaso, belle tutte comunque messe bene, anche magari se sono lì per fini commerciali, ma tutte molto ben curate. Sì, Quindi. ma diciamo una cosa, Giorgio è molto appassionato di azalea, lui piacciono tantissime, anche nel suo giardino ce n'è parecchie. E quindi entrare in un posto così, diciamo, colpisce a lui in particolare. Però sì, sono, come dicevo prima, c'è molta attenzione sia da un punto di vista più vivaistico, se vogliamo, con una produzione molto grande, no? A livello di numeri proprio di piante che poi saranno commercializzate, ma c'è anche, diciamo, una attenzione più a livello estetico su alcuni esemplari che vengono valorizzati. Poi probabilmente sono esemplari che verranno anche venduti quelli là. Però si fanno un po' tutte le cose, no? A partire dall'azalea, arrivare all'albero che va alla cucufu. Pensa a te. Certo che quando sei appassionato, allora è difficile non coltivare una pianta, diciamo, cercando di dare il massimo. Quella pianta rimarrà nel tuo giardino. Dopo, io quest'anno ho venduto un po' di piante, qualcosa di importante anche, e erano lì, ho sempre cercato di tenere al massimo. Io mi immagino essere per un maestro giapponese, aver lì queste piante e amare il bonsai. E cerchi di tenerle sempre al top. Magari non puoi tenerle tutte tirate da mostra, anche perché magari farebbe male alla pianta, però si vede comunque che dietro c'è una filosofia del bonsai. Non è il bonsai Certo. cinese che faccio S, gli metto sul fil di ferro, boom, lo vendo. È un'altra Sì, cosa. no, no, quello è proprio commercio e basta. Qui Yes. dietro è vero, vedi, certo, c'è un business perché, come dicevo, c'è una produzione infinita di azalee, ma c'è, come dici te, la filosofia del bonsai, c'è tutta una serie di cose che alzano tantissimo poi il livello del Sì, prodotto, e chiamiamolo così poi volgarmente. pensi, a volte dicono in Italia, anche in Italia gli istruttori lo fanno per business, ma è chiaro, se è il tuo lavoro, poi Se vabbè, è il c'è tuo anche chi lo lavoro. fa magari il secondo lavoro, ma se è il tuo lavoro è chiaro che lo devi fare e prima o poi queste piante le devi vendere, perché con la gloria non ci pago le bollette. No, però Vabbè. è così, però diciamo. Quello che ci si mette è,
il massimo della professionalità che riusciamo a dare e offrire e la qualità, diciamo, di un lavoro a tempo pieno, no? Assolutamente, assolutamente. Mm. Vabbè, e visto che poi ci devi arrivare alla pensione, cerchi di farlo anche bene, dai. Sì, eh. Se sei d'accordo. Di far sì che la gente che torni da te, ecco. Beh, sì. Cerchiamo sempre di far quello. Stefano? Stefano è d'accordo, però vedi, c'era sempre la faccia un po' tirata. Vabbè, oggi è una giornataccia. No, se n'è andato. Se n'è andato. È andato in bagno? Se n'è andato. Ah, è tornato. Oh, bene. Non c'era Stefano, cosa abbiamo dimenticato? Aspetta. Vai. Beh, Ivo, al minuto 27 potevi mettere quella conclusiva di sigla. E allora adesso vi salutiamo, vi diamo appuntamento domani, esatto, che sarà l'ultima puntata. E niente. Perfetto. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.